La planimetria catastale nel linguaggio comune viene sempre o spesso individuata come il documento che certifica la regolarità a 360 gradi dell'immobile che viene venduto. Però così non è, nel senso che la planimetria catastale è un disegno che fotografa la situazione di fatto dell'immobile, ma che ha una finalità fiscale, nel senso che è un disegno dal quale si ricavano determinate informazioni che producono una cosa che si chiama rendita catastale, che è un numero e che è il punto di riferimento per pagare le varie imposte. Oggi c'è una legge molto precisa che impedisce di trasferire un immobile se non viene l'atto, la dichiarazione da parte del titolare che quella planimetria catastale corrisponde esattamente allo stato di fatto, in maniera tale da poter garantire il gettito fiscale allo Stato. Non bisogna confondere quindi la planimetria catastale, che può essere effettivamente l'esatta fotografia dell'immobile, con la regolarità urbanistica dell'immobile. Sono due concetti diversi e gli uffici di riferimento sono completamente diversi. La planimetria catastale la si trova in catasto, cioè Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio, la regolarità urbanistica la si verifica invece in comune, Ufficio Edilizia Privata. Entrambe le situazioni devono essere regolari. Ed entrambe le situazioni devono essere esibite nel momento in cui, prima di fare l'arrosto, per le opportune verifiche. Molto spesso si nota, soprattutto se il cliente non va prima dal professionista, si verifica che nel momento dell'arrosto il notaio, che di mestiere fa le verifiche, viene pagato per questo, scopre difformità e allora lì si incaglia tutto. E una delle cose peggiori che possono verificarsi è andare dal notaio alla fine. Il notaio è il chiodo a cui si attacca la catena, non è l'ultimo anello della catena. E questo non lo dico per sponsorizzare il notariato, ma lo dico semplicemente perché oggettivamente è così. Dico sempre al cliente, più tempo mi dai per fare le verifiche, più tempo avrai tu per risolvere i problemi che nascono dalle verifiche. Meglio prevenire che lamentare. Vieni da me, guardiamo insieme le cose, io ti dico manca questo e fai verificare questo. Fai verificare questo cosa vuol dire? Vuol dire che tu dovrai andare da un professionista e dovrai fare in modo che questo professionista vada all'edilizia privata, controlli effettivamente che ci siano tutti quelli. Perché quando una persona acquista e tira fuori 100-200 mila euro, evidentemente non compra quattro muri, compra quattro muri che può legittimamente usare come abitazione, quindi ci vuole il certificato di agibilità. Se non c'è il certificato di agibilità, l'arrogito lo si può fare lo stesso, ma ciò che viene venduto è una cosa completamente diversa, perché non ha il requisito giuridico per poter svolgere quella funzione. Meglio prevenire che lamentare, sempre.